In occasione della festa del lavoro, l'ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro ha organizzato per mercoledì 9 maggio una conferenza pubblica in Sant'Ignazio dal titolo Lavoro, mercato e giovani, un cortocircuito tra le generazioni, la crisi e una riforma del mercato del lavoro che ridia prospettive ad una generazione. Invitato il professor Carlo Della Ringa, professore di economia politica presso l'Università Cattolica di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore. Professor Della Ringa, giovani e lavoro, c'è un cortocircuito in Italia, c'è la crisi in Europa, nel mondo, ma forse in Italia si sente più che altrove. Sì, in Italia certamente la crisi morde maggiormente, perché noi ci trasciniamo in problemi di riforme che non abbiamo fatto negli ultimi 10-15 anni e quindi la nostra economia cresce poco e la crisi lo ha colpita ulteriormente. Altri paesi come la Germania soprattutto, ma anche altri come l'Olanda in parte anche paesi come la Francia, sono riusciti a, non dico a superare la crisi, ma ad attenuare i colpi della crisi su un tessuto economico che era un po' più competitivo del nostro. Ecco, quando parliamo di giovani e lavoro, innanzitutto dobbiamo considerare il fatto che il contesto economico generale è in sofferenza nel nostro paese per il fatto di non aver fatto una serie di riforme negli anni passati, riforme sia sul controllo del debito pubblico, sia sull'efficienza dell'apparato produttivo. Quindi adesso ci troviamo ad affrontare una crisi profonda, dovendo ancora risolvere molte delle questioni che abbiamo accantonato negli anni passati. Qualcosa si può fare sul fronte degli ammortizzatori, della flessibilità, e a questo aggiungerei anche un impegno maggiore delle istituzioni formative e delle istituzioni che devono accompagnare i giovani nel mercato del lavoro. Ecco, se funzionassero un po' meglio per i giovani sarebbe meno difficile. E poi c'è l'impegno anche da parte dei giovani che è importante. Tutte queste cose possono contribuire, però possono dare frutti significativi solo in un contesto favorevole. Il contesto della nostra economia purtroppo in questo momento non è molto favorevole e tutto l'apparato produttivo, anche quello industriale, anche quello delle zone più sviluppate del nord, che ha certamente dei punti di eccellenza, ma questi non sono sufficienti per dare un tono medio di tutto rispetto all'intero apparato produttivo. Parte dell'apparato produttivo è in sofferenza e da lì manca quel lavoro che i giovani lamentano di non avere, non tutti i giovani, ma una fetta molto importante di giovani lamenta questa carenza. Se dovesse indicare le sue priorità per uscire da questa crisi, quali indicherebbe? Ma sarebbero tre, non facili. Uno è attaccare il debito pubblico con delle manovre consistenti, che forse possono venire solo da una politica di dismissione del patrimonio pubblico, che possa effettivamente ridurre il debito in modo significativo e quindi metterlo al riparo dalla speculazione internazionale. La seconda è una politica europea, perché ormai nessuno si salva da solo, e quindi bisogna convincere soprattutto la Germania, che è in una condizione di poterlo fare, di dare una svolta in senso espansionistico alla politica economica dell'intera comunità. E il terzo è recuperare la competitività della nostra industria, che è rimasta ferma, non tutta, ma una buona fetta della nostra industria è rimasta ferma negli ultimi 15 anni. Quindi il piccolo non è più così bello come sembrava un tempo. Occorre riaggregare, mettere in rete le piccole imprese e metterle in grado di fare innovazione da un lato e dall'altro di poter anche farsi valere sui mercati internazionali dei paesi emergenti.